intanto buon compleanno Aeronautica. Grazie. E ascoltando lei e anche gli interventi delle altre autorità, si ha la sensazione che la guerra stia cambiando. Cyberspazio, cybersecurity, guerra cognitiva, ci aiuta a capire? Allora, l'aeronautica, nonostante ha 100 anni, sono i primi 100 anni, è legata al progresso tecnologico in maniera indissolubile, e quindi la tecnologia fa passi da gigante e anche l'aeronautica deve fare passi da gigante, deve essere sempre al passo con i tempi e i nuovi domini che stanno emergendo, la cibernetica, l'intelligenza artificiale, lo spazio, sono sicuramente degli obiettivi e delle realtà dove l'aeronautica deve essere presente. Noi non possiamo essere assenti in questa sfida, dobbiamo essere davanti a loro in questo momento, dobbiamo mettere in campo tutte le nostre professionalità per essere sempre all'avanguardia e consentire uno strumento militare decisamente efficace. L'impegno dell'aeronautica a fianco della NATO in questo momento? Allora, l'aeronautica militare per natura è sempre all'interno della NATO, specialmente nel settore della difesa aerea, anche oggi lo stiamo dimostrando. Noi dai primi giorni siamo impegnati in Romania a difendere i confini della nostra NATO. E lo facciamo con orgoglio, con passione e con la nostra professionalità. Non è solo la difesa aerea quello che contraddistingue l'aeronautica militare, ma c'è tutto un supporto logistico, un supporto infrastrutturale, un supporto di altri assetti che concorrono a far sì che lo strumento militare aeronautico sia di fatto uno strumento di deterrenza, specialmente in questo motivo dove ne abbiamo decisamente bisogno. Comandante, arriviamo ai 100 anni di storia dell'aeronautica, con una storia molto importante. Come mai è stato tolto il nome di Italo Balbo dagli aerei? Il nome di Italo Balbo sono congetture politiche, le lascerei alla politica, noi siamo militari. Per noi Balbo è il padre dell'aeronautica moderna, il padre dell'aeronautica che è organizzata, prima erano i pionieri, quindi ha garantito uno spartiacque, dopodiché tutto quello che sono le varie polemiche le lascerei a qualcun altro, non è mio compito rispondere. Di fatto noi abbiamo soltanto eliminato dalla fusoliera tutti e tre i nomi per rispetto principalmente alle autorità istituzionali che curano, ma per il resto con noi Balbo rimane comunque il padre della pratica moderna. Allora, 100 minuti, manca un anno al centenario, l'aeronautica c'è stata, c'è e ci sarà sempre. Che tipo di forza armata si prepara ad affrontare il suo futuro? Allora, l'aeronautica militare nei prossimi anni dovrà continuare comunque a mantenere una sua capacità operativa nelle domini tradizionali, nella capacità di poter offendere, nella capacità di potersi difendere, nella capacità di poter osservare e conoscere la realtà. Però non potrà non perdere di vista quelle che sono le nuove tecnologie emergenti e la capacità, ad esempio, di poter operare con i veli di quinta generazione sta trasformando completamente la mentalità di tutte le persone dell'aeronautica militare. Questa è la vera sfida. Quanto più veloci noi saremo in grado di poterci trasformare, quanto meglio ne potremo offrire al Paese uno strumento militare credibile. Per il compleanno dell'aeronautica il raddoppio degli Eurofighter nella missione di Air Policy, quindi il contributo speciale che l'arma azzurra sta dando nella deterrenza rafforzata. Può dirci qualcosa di riguardo? Sì, noi stiamo partecipando come Italia alle misure di deterrenza dell'Alleanza Atlantica che sono state rafforzate in relazione al contesto legato all'aggressione russa all'Ucraina, una deterrenza a servizio della pace. È una deterrenza che vede l'Italia impegnata sia nell'attività di air policing in Romania con il raddoppio dei nostri Eurofighter, sia con la presenza del nostro contingente in Lettonia, sia con l'attività navale che con altre presenze che saranno decise nelle prossime settimane in relazione anche al confronto dell'Alleanza Atlantica. È un contributo che diamo all'Alleanza, è una misura di rassicurazione sul fianco est ed è appunto come tutte le misure di deterrenza finalizzata a fare in modo che non vi siano conflitti. Lei oggi ha parlato di nuovo, ha mandato una lettera a un quotidiano parlando di nuovo delle spese militari del 2% anche dopo quelli che sono stati gli appelli anche ripetuti dal Vaticano proprio su invece la necessità di evitare eventuali spese militari. Lei parlava però giustamente di necessità e anche di avere una credibilità a livello internazionale, vuole appunto spiegarci bene questo? Beh, io credo che dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che abbiamo assunto degli impegni di carattere internazionale, abbiamo
partecipato dalle conclusioni da parte dell'Alleanza Atlantica. Dal 2014 ad oggi l'Alleanza Atlantica nei suoi stati membri è impegnata a un rafforzamento degli investimenti nel campo della difesa. Noi lo stiamo facendo con gradualità, sapendo da dove partivamo e sapendo che c'è anche un'esigenza interna che riguarda l'efficacia e l'efficienza del nostro strumento militare che richiede investimenti. Lo facciamo sapendo che dobbiamo garantire le compatibilità finanziarie, che ogni scelta non è mai una scelta automatica ma una scelta politica che deve confrontarsi anche con le altre priorità del paese, ma penso che l'Italia debba dare testimonianza di affidabilità e di aver intrapreso con serietà una direzione di marcia. In questi anni il Parlamento ha sostenuto questo percorso, sono certo che continuerà a farlo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Come sempre, ogni scelta deve essere verificata, deve essere approfondita, deve essere oggetto di confronto e di discussione, e credo che ci sia la maturità per poterlo fare, ma ripeto, nella consapevolezza che dobbiamo dare anche un messaggio di affidabilità ai nostri partner internazionali. L'Italia è un paese serio e vuole continuare ad essere. Grazie.